Onorevole Fidanza, Booster Sizzo per una serata dedicata alle follie ecologiste. Da eurodeputato, quali sono queste follie ecologiste? Beh, abbiamo visto 5 anni che sono stati tutti all'insegna delle eurofollie green. Hanno prima deciso di bandire i motori a scoppio dal 2035 per farci tutti andare con la macchina elettrica, che costa tantissimo, e peraltro ci condanna una nuova dipendenza strategica dalla Cina, che oggi produce le batterie per le nostre auto elettriche, peraltro aprendo nuove centrali a carbone, quindi inquinando di più il mondo. Poi siamo passati alle case green, abbiamo appena finito di combattere per difendere un importante pezzo della nostra industria per quanto riguarda il regolamento sugli imballaggi. Insomma, abbiamo vissuto 5 anni di attacco nei confronti della nostra manifattura, della nostra industria e della nostra agricoltura, e oggi finalmente c'è un passo indietro, un atteggiamento che va, anche grazie al nostro lavoro, più nella direzione di sostenere gli agricoltori, che sono per noi i primi custodi del territorio, non sono assolutamente degli inquinatori amici, nemici della natura, come invece la sinistra rosso-verde vuole farci credere. Ecco, queste sono state battaglie che abbiamo condotto in questi 5 anni, naturalmente ancora di più ci prepariamo a condurle nei prossimi 5 anni dopo le elezioni dell'8 e 9 giugno. Si parla ovviamente tanto di Europa in questa fase. Sabato scorso anche lei è passato a Varese, questa sera a Busto. Qual è l'obiettivo di Fratelli d'Italia in vista appunto dell'appuntamento elettorale di giugno? Naturalmente, dal punto di vista dei numeri, dal punto di vista del risultato elettorale, è quello di confermare, se possibile migliorare, il risultato delle politiche del 2022, e l'obiettivo soprattutto è quello di cambiare l'Europa davvero, portare una maggioranza di centrodestra sul modello Meloni anche a livello europeo, riportando i socialisti e la sinistra all'opposizione per riportare l'Europa più vicino ai bisogni dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. È una sfida molto complicata, ma noi siamo convinti che con il sostegno che riceveremo da tanti italiani l'8 e il 9 giugno ce la potremo fare.